Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con As Dusk Falls. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi dobbiamo capire un attimino diverse cose, come potrebbero andare a finire. Perché la situazione non è positiva praticamente sotto nessun fronte. Aia, ah no, qua quindi è definitivo definitivo. Aia. Pensavo magari si poteva salvare, che ne so, una botta di culo. Il sacco non lascia speranze. Shane, sono io ubriaco o sembra di stare in una sala giochi? No, non ce l'abbiamo Space Invaders qui. Fanno pure gli spiritosi. Chiedi della ancora altra acqua? Credo che ne abbiamo presa abbastanza, però va bene, dai. Per favore, posso avere un po' d'acqua? Se vuoi bere, devi pagare. Mi si è rotta la macchina per caso? Mi serve un passaggio verso nord. Beh, io vado a sud. Provo con quel tipo. Ecco a te. Il classico colpo di fortuna. È il classico camionista col gilet arancione. Per caso va a nord. Cappello, La camicia a quadri. Dove mi può portare? Lo stesso per te. Non ho molta simpatia per gli autostoppisti. Ma sentiamo. Da chi stai scappando? E cosa hai fatto per farli incazzare? Vabbè, questo non è credibile. Questo non credo che possa essere utile. E questo, insomma... Non... Vabbè, proviamo questo anche se non è proprio... Sto solo attraversando il paese. Voglio vedere posti nuovi. Devi essertene andato di fretta, visto che non hai neanche il bagaglio. Potevamo dire ho litigato con mio padre, insomma, una cosa del genere. Io viaggio senza passeggeri. E se ce la giocassimo? Tre freccette per uno. Se vinco, mi dà un passaggio. Se perdo, le pago un drink. Due drink? Ah, che diavolo, mi annoio. Ventisette. Ok. Allora, aspetta. Ma c'è no, perché al centro? Scusa se provo di là. No. Ma non è vero! Proprio così. Vabbè. Beh, secondo round. Vabbè, ormai ci ha fatto il culo comunque. Anche 47. Se... dovevamo puntare al... Scusa, invece del centro. Se punto... qua... 60. Sei tua madre, va. Quando ordini per me, fatti dare solo roba di qualità, ok? Non ho capito, è fattibile o... Ultimo round, la posta in gioco è alta. Sì, vabbè, ormai ho perso matematicamente. A meno che lui non lancia una freccetta nella nuca di questo. Ma comunque vince uguale.
Stai tenendo duro, per ora. Fare centro è l'unica possibilità che ti rimane. Guarda, proviamo. Ops. Ho vinto. Mi stai imbrogliando? Non mi piace. Beh, forse dobbiamo per forza far così, boh. Aiutarla? Sto cercando un maschio, 18 anni, capelli biondicci, collegato a quella sparatoria del motel di Turok. Chi lo chiede? Qualcuno che era lì. Merda. Vabbè, fortunatamente. Spire di merda. Ecco, non sembra. Sembra un posto che serve i diciottenni. Non sembrano brave persone queste nel bar, quindi. Vai, io la tengo occupata. L'hai visto o no? I suoi hanno ucciso il mio partner. Finirà dritto nel braccio della morte. È sicura di essere un poliziotto? Non è vestita come uno di loro. Sono fuori servizio. È personale. Occhio a non far danni, eh. Sì, beh, non ho visto nessuno. E lei? Ha visto qualche minorenne qui stasera? Lei sembra piuttosto giovane. Risponda alla fottuta domanda. Ok, mi faccia pensare. Beh, c'è Shane al bar, quel ragazzone di Jean che viene sempre a cena, e Kyle. Oh, aspetti un momento, no, forse è Lyle. Ha visto un ragazzino o no? No, non posso dire di averlo visto, ma se lo vedo, mi chiamo? O meglio, potrei chiamarla comunque. Vedi, andare nei bar malfamati, anche se non sono ammesse armi, pensa a te. Beh, non strappo ciò, dai. Su, via. Ehi. Di un po', hai ucciso quei poliziotti, fatto esplodere uno scuolabus e l'altra merda che dicono in TV? Non voglio problemi. Cazzo, ragazzino. Sei tu il problema. Effettivamente. L'hai fatto davvero? No. Comunque. No, non sono stato io. Peccato. Per un secondo mi eri quasi piaciuto. Vabbè, che vuoi fa? Ehi, e il mio passaggio? Non era una scommessa leale. Troppo buoni? Forse sì. Vabbè, possiamo sempre attaccarci sotto al camion, dentro la merce, insomma. Da qualche parte possiamo... Ecco. Ehi! Vattene, dannato vagabondo! Ah! Zona di lusso. Abituato a indossa lui. Oddio. Un uomo di 18 anni ricercato per il pluriomicidio al Desert Dream Motel in Arizona. Stando a fonti interne, il procuratore distrettuale intende chiedere la pena di morte. Si tratta di un soggetto estremamente pericoloso. Ma perché dovrebbe chiamare la ragazza? Cioè, con quale utilità? Ha debito la chiamata? Sì. Indichi il suo nome. Teddy Roosevelt. Sono Teddy Roosevelt, del corso di storia. Pronto? Ho una chiamata da parte di Teddy Roosevelt. Oh mio Dio,
Sì, sì, accetto. È importante. Mi chiedevo quando mi avresti chiamata. Insomma, c'è stato qualche problema tecnico-tattico. Vanessa, mi serve aiuto. Perché? Che succede? Sono nello Utah, non ho soldi, non ho dormito. Ehi, ehi, rallenta. Nello Utah? Ti sei messo in qualche guaio? Ho problemi familiari? Beh, questo è vero. Ho litigato con mio fratello, ha detto che... Non importa. Me ne sono andato. Sono scappato. Merda. Oddio, forse okay. Se gli dicevamo della polizia, magari che non... per te? Potrei provare a... No, è troppo tardi. Magari ora sapendolo non fa danni. Buh. Non ho da mangiare. Non ho soldi. Guarda, le cose sono state una merda anche qui. Mio padre pensa che tu sia uno spacciatore. Guarda. Ha trovato una vecchia busta d'erba nel cassetto delle magliette e ora sono in punizione per metà estate. Sul serio? Scusa. Lo so, è fuori di testa, cazzo. Dove ti trovi? A Salt Lake City, vicino al... all'Hotel Sabrina. Ok, ti prenoto una stanza. Puoi ordinare il servizio in camera, fare un pisolino e più tardi ti chiamerò per controllare. Vanessa? Sai cosa? Ci vediamo lì. Aspetta, ma non hai gli esami? Fanculo gli esami. Preferisco aiutare un amico. Ma se lo conosci da... No, no, non è sicuro, non è sicuro. Lascia perdere, dai. Non coinvolgiamo altre persone. No, è pericoloso. Non dovresti venire. A Salt Lake City? Ci sono stata. È un posto strano, ma sicuro. Quindi, sì. Quindi vieni qui. Non preoccuparti per me, davvero. Prenoto la stanza a nome mio. A presto. Insomma. Qua va a finire male. Qua va a finire male. Cioè, non che già sia messa male la situazione, eh. Scusa, la foto che c'aveva non era probabilmente me ne pentirò. Tipo? Ma adesso sei quello di cui ho bisogno. Lo so, Marlon. 2 anni sobrio e non riesco neanche a ricadere nel vizio con stile. Ma che ti... C'è qualcuno? No, aspetta. Togli la coperta. No! Ah, vabbè, però... Oh mio Dio, Sharon! Scusa, poi... Cristo! Finalmente mi addormento e tu vuoi massacrarmi con un... Cucini, ora? Hai fatto irruzione in casa mia. La finestra era aperta. Si è bucata una gomma dopo il primo miglio. Ho perso Tyler. Jay ci ha abbandonati. Da allora sono in fuga. Avevo solo bisogno di un posto dove riposare, fare una doccia e... Vestiti, te ne devi andare, adesso! Cosa? Aspetta, Paul! Ma poveraccio, questo sembra... bonaccione, nel senso... Quel motel era la cosa migliore che mi fosse mai capitata.
E ora tu e i tuoi dannati figli! Quello che abbiamo fatto è imperdonabile, lo so. Dillo a Joyce. Ha perso la sua casa, i suoi soldi, tutto ciò per cui ha lavorato. Là dentro è morta brava gente. Mi spiace per quello che tu e quella povera famiglia avete passato. Devi credermi, se potessi tornare indietro. Guarda. Non sei venuta qui, scusate. Non sapevo dove andare. Vabbè, non ci interessa. Non dirmelo. Meno so, meglio è. Ti prego. Non ho alternative. E pensare che una volta sognavo che tu apparissi nel mio letto. Ma questo... Cristo! Guardami. Ho vissuto come un cane randagio, dormendo nei fossi, mangiando dai cassonetti. Ieri notte un barbone tossico voleva sbudellarmi con un taglierino. È una stronzata, ma per piacere, signorini. Sei sempre la solita. Racconta a Paul una storia strappalacrime e avrai quello che vuoi. Non si fa. Adesso basta. Strappalacrime? Pensi che questo me lo sia fatta da sola? L'incidente in auto. Altro che bucato. Sharon, si parla di voi al telegiornale. Ho sentito che hanno arrestato Tyler. Aveva una gamba rotta o qualcosa del genere. Che non è mai arrivato. Io l'ho aspettato, almeno finché ho potuto. Io... Cercheranno di farlo parlare, ma non lo farà. Sa cosa hanno fatto a Dale quei figli di puttana? Però non abbiamo visto... Il mio bellissimo bambino. Ce l'hanno sempre avuta con lui. Oddio, scusa, ma noi mica abbiamo visto che lo arrestavano, anche se c'era nel resoconto, sbaglio. È riuscito a scappare, vero? Non so se è abbastanza forte per farcela. Prego che lo sia. Per l'amor di Dio, fa che stia bene. Tutto questo casino per qualche migliaio di dollari. Ma abbastanza per non farci uccidere da quei delinquenti. Tutto per colpa di Bear. Bastardo. Poi chi era quello in macchina nel camioncino? Avevamo anche noi dei sogni una volta, ricordi? Ingrandire il bar, farlo fruttare. E quel viaggio in moto per il paese che hai sempre detto di voler fare. Avresti mai immaginato la tua vita così? Beh, non è il top, ma meglio... Guarda, onestamente, stiamo bene. Beh, fino a pochi giorni fa, sì. Io e Marlon stavamo davvero alla grande. Se tutto quello che hai è un gatto, allora non sei felice. Tu non c'hai manco quello, figurati. È un gatto stupendo. Stai mentendo a te stesso, Paul. Anche Marlon lo capisce. Perché sei qui a parlare del niente? Sei ricercata. Devi andartene. Scappa da questa città. Bear diceva che mi avrebbe portata via da Turok. E anche Dante mi ha amata per un po'. Sharon, a quei tempi, tutti ti amavano. Una volta mi hai detto che scelgo sempre l'uomo sbagliato. Beh, ero abbastanza giovane e stupido da pensare che avresti ascoltato. E da giovane e stupida pensavo di saperlo. Dovevo stare con te. Te fa bindola... Non lo pensi, davvero, per piacere, va, te fa fregà, sì, Paul, mi raccomando. Non mi hai mai neanche guardato. Ho sempre avuto un debole per te. La vita ci ha solo portato su strade diverse. Sei sempre stato un buon amico. Quando quei delinquenti si sono presentati, quando non avevo nessun altro, tu ti sei fatto avanti. No, no, aspetta un attimo. Se stai parlando del... Sapevi che stavamo affondando, ma trovare il codice della cassaforte di Dante è stato... Se avessi saputo sarebbe... Oh, Gesù! Non avrei mai dovuto... Aia! Oddio! Oh, diavolo! Quindi è coinvolto a questo Penso punto. Penso che abbiamo bisogno di un drink. Non è vero? No, noi no, noi no. Paul, mi raccomando, non te fa fregà. Resisti, Paul. Sono 2 anni che stai sobrio. Rifiuta. Per piacere, eh. Ogni parte del mio corpo grida di farlo. Ma se n'assaggio solo un sorso. Paul, mi dispiace tanto. È stato... Avrei dovuto saperlo. Senti,
Nessuno sa del tuo coinvolgimento e giuro che rimarrà così. Mo arriva il ricatto. Odio doverlo dire. Ho bisogno del tuo aiuto. Vai, va. Lascia fare. O cosa? Lo direi alla polizia? No, non tradirei mai un amico. Voglio dire, certo, potresti finire in prigione per questo. Anch'io. Ma c'è una via d'uscita. Per tutte e due. Quel suo libro va guardato più da vicino. Non sono solo tangenti. Dante ha preso soldi dalla malavita e li ha trasferiti tutti in un unico conto offshore. I soldi nella cassaforte sono solo la sua parte. Il tesoretto è in una banca in Belize. E tutti i dettagli sono qui. Nessun nome, nessun documento. Basta solo entrare, consegnare la password e uscire con i soldi. Non posso farlo io. Una mossa sbagliata e mi sbattono in gabbia per tutta la vita. Ma tu... Paul, non te fa fregare, questa te fa via i soldi. Dante per quello che è. E poi te inchiappetta. Vendetta, chiamalo come vuoi. E quando il suo mondo gli crollerà addosso, noi saremo già lontani. Quindi Tyler comunque, no, ripensando, quindi so è che stato... non mi credi quando dico beccato, che avremmo okay. dovuto stare insieme. Ma questa è la mia occasione per dimostrarti che faccio sul serio. Paul, mi raccomando, non facciamo cazzate. Puoi rimanere qui a Turok sì, ad affogarti sì. nell'alcol. No, non bevere. Possiamo non stare insieme. In paradiso. Ti rendi conto che se lo facciamo, se scompariamo, non potrai mai più vedere Jay. Ciò guarda, non significa che non possa aiutarlo, prima o poi. Troverò un modo. Tu mi hai lanciato un'ancora di salvezza. Ora tocca a me. Vieni con me. No. Senza neanche pensarci. Levati dai coglioni. Questa ti è una vipera. Prego, Paul, è una vipera. Ascoltarmi. Ho ascoltato, ma la risposta è no. Non posso farlo. Si vede che è stronza fino al midollo. Aspetti qualcuno. No. Ciao cugino, sono io. Apri. Merda, è Dante. È pure il cugino. Ecco perché sapeva. E quindi... Che bello vederti. E... vabbè, ci sta un po' di sorpresa. Sei venuta davvero? Beh, sembravi un cucciolo abbandonato. Posso entrare? Pensavo volessi dormire. Non volevo fargli rifare il letto. Ho preso $200 dai risparmi di mio padre. Ti ho anche portato dei vestiti puliti e... e poi siamo pari, ok? Pari? Ma non mi devi niente. Oh, non te l'ho detto. Credo di aver superato l'esame di storia. No, vabbè, però non ce lo meritiamo, te lo posso dire. Possiamo essere io... almeno gentili, dai. Nessuno ha mai fatto una cosa del genere per me. Non me lo merito. Ma certo che sì. E perché? Ascolta, stai facendo una cosa che ho sempre e solo sognato. Scappare. Da tutto. Ma con la polizia alle calcagna non quindi, è proprio il top, Se posso aiutare te in qualche modo... Che succede? È che... se tu non fossi venuta, ora non avrei nessuno. Sicuro che non puoi tornare dalla tua famiglia? Tua madre sarà preoccupata. Lei non è mia madre. E i miei fratelli non sono i miei fratelli. L'ho scoperto l'altro giorno. Non so chi siano i miei genitori. Oh, Dean. Deve essere terribile. E ci hanno tradito però, Questo è vero, Per 18 anni mi hanno raccontato menzogne.
cose cioè, più, che succedono. Non è tanto quello, perché ci sta, cioè, sarei adottati, così. Ok, forse ma... Forse d'ora in poi la tua famiglia non è più la gente con cui sei cresciuto. Forse sono le persone che scegli. Anche questo è vero, però per come gliel'hanno sbattuta in faccia è stato brutto. Una bella maglietta. Mi scusi, quella non è la sua stanza. Invece sì, c'è mia figlia dentro. Ops. Oh mio Dio, come mi ha trovato? A carta di credito hai pagato o no? La mia carta di credito che ho usato per prenotare questa stanza. Si occupa di sicurezza tuo padre. Chiamo la polizia. Che testa di minchia. Papà! Che stai facendo? Chi altro c'è qui? Mi hai seguito, cazzo! Ma come... Pensi che non riceva un avviso di frode quando qualcuno usa la mia carta fuori dallo Stato? Ora, rispondi alla domanda. Cosa ci fai in un hotel di Salt Lake City? Non sono affari tuoi! Beh, insomma... Magari... E addirittura... Papà, no! Oh, aspetta, mi stavo rilassando troppo. Vanessa... Vuoi finire come tuo fratello? Vivere una vita segreta, piena di bugie, fino a quando una mattina non ti portano all'obitorio? Oh, certo, incolpiamolo per la sua morte. È stato investito da un ubriaco. Alle 4 del mattino, con abbastanza merda in corpo da uccidere... Sai una cosa? No, ora basta. Torni a casa con me, e questo è tutto. Posso almeno fare pipì prima? Ah... Fai quello che devi. Salve. E aspetta, se non lo faccio e rimane là, non è meglio? No, no, ragazzi, la... proviamo a scegliere in questo modo. Non voglio che mi segua. È meglio per lei. Onestamente preferisco... Vanessa? Ho bisogno d'aria. Preferisco così. Ah, vaffanculo allora, Che stai facendo? Secondo te cosa sto facendo? Vanessa? Che succede lì dentro? Presto. No buono, no buono. Ma porco due, ci avevo provato, signori. Magari rimaneva là e buonanotte, suonatori. Invece no, non, non avrei voluto coinvolgerla. Stai facendo un grosso errore. E pensiamo che sapranno che siamo ricercati per un sacco di cosette. Dobbiamo andarcene da qui. Intendi insieme? Beh, non posso mica lasciarti solo. Sai come avviare un'auto senza chiavi? Dici con i cavi? Dale me l'ha fatto vedere. Questa è diversa. Credo siano questi. Non mi piace sta situazione. Mi piace per niente. Ah, ok, ok. No, non avevo capito se stava a girare nel modo giusto o no. Vai! Passava un autobus e si riportava a casa. Ah, un tir, vabbè. Immagino che pure la mamma di Vanessa abbia fatto una brutta fine perché non... No, non può essere. Ha visto quella foto con molta... 911, posso aiutarla? Sembrerà folle. Ah. Credo che mia figlia sia appena scappata con un fuggitivo. E quindi... Poi il padre ha perso pure l'altro figlio, quindi può darsi pure che in un modo o nell'altro sia un po' troppo possessiva. Insomma, è rimasta solo la figlia, forse, quindi insomma è anche problematico, un'età problematica, se spara le cannette alla signorina, e quindi è problematico in tutti i sensi.
Va bene, va bene. Vedremo come andrà a finire. Grazie, questa situazione. Te l'ho detto, va bene. Adoro guidare. Soprattutto un'auto rubata con un fuggitivo accusato di omicidio, rapina, esplosione. Avrei dovuto scappare di casa molto tempo fa. E dobbiamo essere prudenti, ma forse possiamo dirglielo adesso. Teniamo gli occhi aperti. Tuo padre ti starà cercando. Non ha visto la macchina. E passerà un po' prima che qualcuno denunci il furto. Il povero papà di famiglia invece è là. Hai davvero con in due. Hanno più aree protette di tutti i 50 stati messi insieme, ti ricordi? Posso pescare, fare trekking, vivere nella foresta. L'unico problema è come arrivarci. Beh, mio fratello aveva un amico che si è trasferito a Idaho Falls. Ci potrebbe aiutare con i soldi della benzina. E se la cava con i documenti falsi. Idaho? È parecchio lontano per te. Ho tutto il fine settimana. Possiamo fermarci in città a prendere dei vestiti e chiamare Todd da una cabina. Mi passeresti le sigarette? Vuoi fare la dura. Vorrei che mia madre l'avesse fatto. Spiccare il volo prima che fosse troppo tardi. Che le è successo? Ufficialmente cancro al pancreas. Aia. I dottori hanno detto che è stata sfortunata. Io penso che queste cose succedano quando passi la vita a fare quello che ti dicono gli altri invece di essere te stesso. Tuo padre era molto duro con lei. Con tutti noi. Non ci credo che mi abbia seguito fino in Utah. Oh, gli sei rimasta solo due, è comprensibile, insomma. Scusa, sarà che sono bambino. Deve volerti però. Bene se è venuto fin qui. No, vuole controllarmi. Pensa che sia come mio fratello. Lo sei? Insomma, apparentemente. Sto facendo questo, no? Ti dirò una cosa. Starà dando di matto in questo momento. Anche la sua perché, bambina che ruba un'auto. Insomma. Qual è la cosa peggiore che hai fatto in vita tua? Ecco, qui possiamo toccare un... Va, dai. Ho detto una bugia a qualcuno a cui tengo. Che bugia era? Non è importante. Beh, a chi hai mentito? Non è importante, ho detto. Ok, ma non dire bugie a me. Insomma... L'amico di tuo fratello, pensi davvero che mi aiuterà? Non ho mai detto che avrebbe aiutato te. Ma i volumi sono un po'... un po' sparaflesciati. Però va bene. Ogni tanto capita che sento una voce un po' più lontana, però. 160 miglia. Beh. Ho detto di aprire. Se mi trova, siamo fottuti. E allora... Montalo via. Temporeggia, qualsiasi cosa. È fuori dai coglioni tu, scusa. E questo pure Dante comunque è pericoloso. E torna più tardi? Solo un minuto. Dai, solo un minuto. Arrivo subito. Sbrigati e smettila di toccarti. Scusa. I bicchieri, quanti ce ne stanno in giro? Ah, una cosa sola potevamo far scappare. Non so dove stanno. Nascondi la rivista. No, la rivista porno non ce ne frega niente. No, gli occhiali. Ah, gli occhiali sono della signora? Ma pure i bicchieri. Ah, no, è tradotto male gli occhiali. Non aspetterò qua fuori come un coglione. Mettiti i pantaloni, entro. Scusa, ciao, io... È la bici da bambini qua fuori? Quella la sto sistemando per il figlio di Joyce. Non è molto, ma dopo quello che è passato... Ok, ho della roba tua che hanno salvato dall'incendio. Attrezzi e quant'altro. Pensavo potessero servirti. Oh, grazie. Cavolo, c'è più buio qui che in una segreta.
Ascolta, io non volevo che diventasse un tale casino. Gli Holt hanno scoperchiato il vaso di Pandora derubandomi. E se non riavrò tutto indietro, sono fottuto esattamente come loro. Quindi, hai progetti ora che il motel non c'è più? O ti rinchiuderai in casa per il resto della tua vita come nonna? Prendi una vacanza, nessun piano, magari una... Nuovo lavoro, dai. Però non voglio il tuo. Un lavoro? Qualcosa di diverso? Sì, magari il giardiniere. Un cambio di carriera, certo. Sai che stavo per diventare un analista per l'FBI? Un cazzo di lavoro d'ufficio, pensa te. Sembra una vita fa. Guarda questo piccolo mangiauomini. Se Cletus sentisse il tuo odore... Sarei io a finire nei guai, eh? Ah, cazzo. Questa maledetta ferita. Oh, hai l'aspetto di uno che sta come me. Un caffè potrebbe farci bene, no? Siediti, ci penso io. Quando mi unii al dipartimento, lo sceriffo Wilson mi faceva fare il caffè. Me lo faceva fare ogni mattina. Oh, quel tizio era esigente, cazzo. All'epoca pensavo che l'importante fosse fare la differenza. Ma fare il bravo ragazzo non è sempre così facile. Se vede la sigaretta, magari se c'è del rossetto è problematico. Quando c'è qualche stronzo pazzo... E non riesce a capire se hai in mano una Bibbia o una pistola. Che fai? Eh? Poi se lui non fuma è un problema, perché puzza di sigaretta avrà sentita, no? Dove sta il posacenere? Ok. Ehi, cugino, parlo con te. Tu sapevi che ero al motel quella notte? Non ti è neanche passato per la testa di chiedere di me. Intendi se ho pensato che fosse una buona idea ricordare a tre bastardi sanguinari che avevano in ostaggio il cugino dello sceriffo? Allora no, non ci ho pensato. Ehi, sei sicuro di stare bene? Ti vedo un po' agitato. Agitato? No, è che non aspettavo visite. No, vabbè, non è... Immagino di no. Vabbè, gli poteva dire qualcosa sull'alcol, così, vedi, c'è la vodka perché ci stava per ricadere, insomma, un momento. Senti, un po' così. Un uccellino mi ha detto che eri alla centrale prima. Parlavi con quelli dell'ufficio del procuratore? Sì, sai, mi hanno chiesto cosa ricordarsi del motel e di tutta la storia del bus. Volevano sapere se secondo te ero impazzito, giusto? Mi hanno fatto un sacco di domande che non... E qual è stata la tua opinione professionale? Hai posto fine allo stallo. Ho detto che hai fatto quel che dovevi. Ho fatto il poliziotto. È stata una scelta tattica. Quei bastardi stavano per scappare in Messico con un autobus pieno di ostaggi. Ho dovuto fare qualcosa, cazzo. E cosa ho ottenuto? Mi hanno sparato alla spalla e sono quasi morto folgorato. Ora tutto si è trasformato in una inutile gara per la giurisdizione. Pure la dannata FBI. Anche Becky mi odia a morte. Ha dato la sua benedizione agli Holt quando hanno fatto irruzione in casa mia, lo sai? Oh. Faccio del mio meglio con lei, ma mi sa che non sarà mai abbastanza. Ricordiamo la moglie che avevamo incrociato. Che settimana.
Ma Sharon avrà quello che si merita. Ovunque si nasconda, la troverò. Con l'aiuto di Dio. Basta, lo dici tu. Vai. No, oddio, stavo sbagliando. Hai ragione. La sua fortuna un giorno finirà. Oh, ci puoi scommettere. Il passato ritorna sempre, in un modo o nell'altro. Qua non si sa chi è più stronzo tra signorina. Sai che avevamo una storia. Quando ero un vice, voleva che lasciassi Becky per lei. All'epoca era molto più carina. Sì. Perché ho sempre pensato che fosse il contrario? Che eri tu che volevi che lei baciasse Bear? No, ti sbagli, Paul. Quella stronza era matta come un cavallo. Ho schivato un po' di proiettili in vita mia, cugino. Ma quello... Orca troia. Oh, maledizione. Ma proprio nel momento sbagliato questo gli doveva di tutte quelle cose. E qua è un grosso problema, signori. Qua è un grosso problema. Grossissimo problema. Perché? E mo che te vuoi ragionare qua? Che cazzo vuoi fa? Se non lo avvertiamo, lei lo ammazza. E il problema è che ci ammazza in casa a noi. E quindi poi un cadavere qua è quello del poliziotto. Perché sta a casa nostra? Perché noi c'era... E quindi stavamo in combutta. Mo mettiamoci nei panni di Paul. E quindi è problematico. Se lo avvisiamo lui c'è in cula, perché dice allora ce l'avevi in casa e non hai detto niente. Oppure comunque nel... Non lo so, signore, non lo so. Allora, problematica numero uno. Lo avvertiamo. Lui potrebbe essere comunque ferito, potrebbe essere un po' incazzoso del fatto perché l'hai nascosta qui in casa. Era in combutta, allora inculata. Non lo avvertiamo, viene beccato in casa nostra, lo sceriffo, ucciso con una forbiciata. E non è che potrà finire bene, perché non è che possiamo dire c'era la signora, l'ha visto, l'ha becca. Avvertiamo. Per quanto mi stia sul cazzo, però pure questa, insomma, non è che può fare una strage poi a casa nostra solo per... Cioè, andate a giocare fuori, no? Attento, dietro di te! Puttana. Stupido idiota ingenuo. Oh, t'ho pure avvertito, non mi rompere cazzo. Butta le forbici. Non andrò in prigione. No, mi dovrai uccidere. Non pensare che non lo farei, Sharon. Ti porterò dentro per quello che hai fatto. Sappiamo entrambi che non è per quello che mi arresti. Cioè, come detto, lo sheriff è pure uno stronzo, però... No, è qua, mo. Prendi la pistola e di, per favore, andate a giocare sotto casa vostra. Ce l'hai tu, lo so. E non lo riavrai. Se non lo riavrò, sono finito. Tranquillo. Mi assicurerò che tutti i giornali ne abbiano una copia, dopo aver svuotato il conto. Scusa, ma andatevi tutti e due a piedi oggi. Non sai con chi hai a che fare. No, non capisci? Non sono soldi miei. Paul, come hai potuto farmi questo? No, Paul non c'entra niente. Puoi tenerti il libro o te lo meriti. Puoi tenerti il libro e te lo meriti. Orca la puttana. Te lo meriti. Sì. So da dove vengono quei soldi. Sharon mi ha detto tutto. Non sai niente. Prendi le sue difese invece che le mie. Sangue del tuo sangue. Allora, per favore. Lo so che è stata lei a fartelo fare, Paul. Dai, ti sto dando la possibilità di non finire in prigione. Ora dammi la pistola. Quindi praticamente, mo, se aiutiamo... Dopo il Vietnam, giurai che non avrei più impugnata una. Lo sai. Smettila con queste stronzate da fricchettone. Dammi la pistola. No, non ascoltarlo. Ci sbatterà dentro tutte e due. Porca puttana, che scelte di merda. Ah.
Sapete qual è il fatto? Questa qua è palesemente una serpe che si è presa a gioco di lui per tutta la vita. Senza ombra di dubbio. Questo pure è un figlio di puttana. Questo pure è un gran figlio di puttana, però. Cioè, ti fa... È veramente una scelta difficile, perché... Cioè... Quale figlio di puttana vuoi aiutare della serie? Stronzo o stronzo? E quindi... Quindi... Certo, questa ci è venuta qua a coinvolgere. Siamo noi che gli abbiamo dato la go, i soldi, sicuro, questo non è che poi ti dai i soldi, non è che dai i soldi a Pollo, probabilmente lo accoltella nel sonno e buonanotte. Questo comunque è un grandissimo stronzo, fa i suoi loschi affari, ma poi se... Fatto sapete qual è? Che se lo aiutiamo lui si riprende il libretto e quindi sta storia non verrà mai a galla. Sono due problemi grossi. Vabbè, in realtà si potrebbe pure poi riprovare altre scelte, non lo so. Però io sono sempre dell'idea che questi vanno fatti prima in quello che esce, esce. Quello che esce, esce. Ora, signori, qua non si potrà accontentare tutti. Anche io non saprei onestamente scegliere, perché è veramente una scelta molto, ma molto, ma molto difficile. Questo è veramente stronzo. Ma pure lei è una serpe, pure lei è veramente una stronza. Povero Paul. No, no, no! Mi hai già usato una volta. Non farò lo stesso errore di nuovo, Sharon. Sappiamo entrambi che è finita. Tanto questo mo' il poliziotto può sparare a lei, ma poi spara pure a me. Mi è inteso come può. Noi ci buttiamo nella... Mi dispiace, Sharon. Non volevo che si facesse male qualcun altro. Compresa te. Hai fatto la cosa giusta. È difficile, signori. Veramente difficile. In realtà non abbiamo fatto la cosa giusta. Ma in ogni caso non facevamo la cosa giusta. In ogni caso non facevamo la cosa giusta. Walt è apparso nello Utah con una ragazza al secondo. Chiederà di stare in sequenza. È Paul, già dalle prime battute mi faceva un po' pena, un po' tenerezza. Quindi, cioè, comunque ci andava di merda in ogni caso. È difficile, difficile. Certe veramente difficilissime. Questa camicia, sei sicura che sia adatta? Beh, non ho trovato altro. Scusa, sai dov'è Todd? Ha detto che torna tra un'ora. Todd non voleva trasferirsi in Idaho, ma suo padre aveva dei parenti qui. E sono gente ricca, e quindi... Se vedi. Questa situazione non mi piace. C'è troppa gente. Nuove della... Quadrifoglia? Che cos'è? È per il mal di testa. Sì. Credo sia ecstasy. Lascia perdere. No, tu sì? No, ma mio padre pensa già che sia una tossica, quindi chi se ne frega. No, 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 che prendi, no. Lascia perdere. Non per me. Grazie. Uno di noi deve restare lucido. Scusa, chi guida? Potremmo, tra parentesi, approfittare del momento per lasciare lei qui per proteggerla, anche se ci servirebbero i documenti. Ma magari un'altra soluzione si trova, no? Boh. Sta a farmi fame, voglia di pizza. Io direi di lasciarla qua alla festa e scappare con la macchina da qualche altra parte, se fattibile, no? Se potemo dare?
Lasciamola qua, poi qualcuno la recupera. Magari pure il padre. Qua già ci stanno a vedere male. Noi pesanti come dei mattoni. Scusa, non è per cattiveria. Credo sia perché sei fatta. Lo giusto. So che è perché sono fatta. Non vuoi ballare? No, io non ballo. Come dice Bilix, noi siamo quelli in una stanza seduti all'angoletto. Date. Se possibile, date. Date. Spegni la TV e date. Quindi praticamente c'è rimasto solo lui a sto punto. Padre di famiglia ha fatto una fine bruttissima, Borello. Cornuto e ammazziato. Anzi, cornuto e ammazziato. Vabbè, Tyler è stato arrestato, severo ma giusto, ci sta. La madre pure, severo ma giusto. Mi spiace che il poliziotto... Oddio, mai dire mai, magari potrebbe fare una brutta fine pure lui. Sì, giusto. Non mi aspettavo di vederti spuntare dal nulla chiedendomi un favore. Beh... sono piena di sorprese. Ma non è che se ne approfitta. Ma No, entra. Lascia fare, che sennò qua va a finire male. Che quella... Non per rompere le uova nel paniere, però. Cos'hai da guardare? Di, che stai facendo? Conosci questo tizio? Siamo quello con cui e siamo. Se lo conoscessi? Sono un suo amico. No, ragazzi, siamo compagni di scuola in Arizona. Beh, yuppidue, chi se ne frega. Ora esci dalla mia stanza o vattene dalla festa. Dean, per favore, va tutto bene? Va tutto bene? Amico, ti sta dicendo di andartene. Mi dispiace se questo ferisce i tuoi sentimenti, ma è quello che vuole lei. Allora, ci dispiace solo perché... Non puoi vincere sempre. Però se lo colpisco, probabilmente non farà neanche i documenti a lei. E di conseguenza lei non potrà far seguirci e far danni, no? Cioè, potremmo lasciar stare, ce ne andiamo, aspettiamo e tutto. Però io onestamente per lui preferirei che se ne andasse. Cioè comunque rompendo i piani della ragazza. Mo' mi spiace, però non è per qualcosa. Ma è inutile che quella vada a finire nella merda per noi. È ancora recuperabile, quindi... Rissa? Tanto mal che vada ci cacciano e non ci danno... Oppela. Non ci dai documenti, ma non fa niente. Troveremo un altro modo. Qualora sopravvivessimo comunque. L'importante è che non facciamo troppi danni. A rompere le palle. Qui hai cominciato tu. Dean, ti prego, andiamocene. No, me ne vado io, tu rimani qua. Là. Aia. Dean, dobbiamo andare. No, sei geloso, vero? Beh, sai una cosa? Io l'ho avuta per primo. Vabbè, ma noi ce ne... Prendilo a bottigliate, lascialo stare. No, vabbè, mo non esageriamo. Se no va a finire che veramente ammazziamo qualcuno. Mo lui fino ad ora è stato... Sì, bravo. Forza, scappa. Fottuto cacasotto.
Più o meno sei poteva andare così, però. Fare a botte con lui? Beh, è un coglione, no? Ci sta. Non ti ha rispettata. E me la sono cavata. Hai detto che era amico di tuo fratello. Perché pensavo che ti saresti arrabbiato se avessi saputo che ero uscita con lui qualche volta. E avevo ragione. Ti avrebbe aiutato se ti fossi fidato di me. Dovremmo cercare un posto dove dormire prima che arrivi la polizia. Ma da domani è finita. Oh, no, va bene per noi. Cioè, è giusto così. Cioè, non doveva coinvolgerla. Per carità, magari. Io la affronto un po' così, sono, diciamo, le mie scelte più che altro. Perché mi piace fare così, perché magari c'è magari qualcuno che affronta il gioco dicendo vabbè, mi faccio le scelte che forse farebbe il ragazzetto che insomma è morto di figa, quindi magari se la sarebbe portato ovunque, però. Non mi seguire. Aspetta, non allontaniamoci troppo dall'auto. Scusa, ma capisco che è una spider, puoi dormire in macchina, però magari dormiamo noi fuori e sediamo. Facciamo un autostop al volo. Sei davvero scappato di casa? O era tutta una bugia? Diciamo le cose come stanno. No, no, come non rischiare? No, no, confessa, magari si allontana da noi. Ci sta, confessa. Poi lui si è pentito di questa cosa, confessa. No, non rischiare, tra l'altro. Senti, devo dirti una cosa. Il mio nome onesto non è Dean, è Jay. Ok. E non sono scappato dalla mia famiglia. Ma tecnicamente sì. Mi hanno fatto fare una cosa brutta. Io li ho aiutati a rapinare la casa dello sceriffo Romero. Non lo sapevo finché non siamo arrivati lì, ma lo sceriffo è tornato a casa. Siamo scappati. Ci siamo rintanati in questo motel sulla Route 66. Sei uno di loro, la famiglia di cui parlano al notiziario. Sì, sì. Non volevo essere lì. Non è stata una mia idea. Ma i poliziotti questo non importa. E ora mi incolpano di tutto. Sono morte delle persone in quel motel. Non per colpa mia. Mi prendi per il culo? Scusami. No, è meglio se te ne vai, è meglio se te ne vai. Beh, giusto. Forse hai ragione. Dovresti andare. Perché ciò che sto facendo, attraversare il confine illegalmente e tutto il resto, può essere pericoloso. Ti comporti di nuovo come se mi servisse protezione. Non è così. È solo che non sopporterei vederti soffrire. È un po' tardi per quello. Domattina puoi lasciarmi a una stazione di servizio. Mio padre mi ucciderà, ma lo affronterò. Prima mi hai mentito. Ora te ne vai senza di me. Sei più simile alla tua famiglia di quanto tu creda. Vabbè, ma il bene per... sarò sempre uno di loro, pronto a lasciare andare. In che senso? Oddio, siccome non so pronto a lasciare andare cosa intende, facciamo così, almeno dato se dobbiamo essere stronzi. Ho fatto parte di quella famiglia per tutta la vita. Sarò sempre uno di loro. Almeno lo sai. Mi dispiace, Vanessa. Mi dispiace davvero. Sì. Anche a me. A tutte le unità, l'adolescente coinvolto nell'assalto di questa tutto sera solo di Elfield è lo stesso ricercato dall'FBI. È armato e pericoloso. Beh, signori. Allora, attenzione. Valore sicurezza. Cerca di prevenire i danni e proteggere gli altri. Insomma. Tratto determinato. Non vuole arrendersi o lasciar perdere. Stile di gioco, sempre riflessi rapidi, ok.
Allora. Vediamo un po'. Metto addio a Vanessa. Si è identificato come Holt. Non... deciso che Vanessa dovrebbe andarsene. Ok. Aiutare da... qua... ma in realtà le percentuali non... insomma... 4-3, 5-3, 20. Poi bisogna vedere effettivamente... la sorpresa Vanessa con Todd. Quindi gli altri manco l'hanno beccata. Va bene. Comunque, ragazzuoli, io direi di salutarci qui con questo episodio. Spero che vi stia garbando. Certo, insomma, sta andando un po' tutto a bagage. Ma ci sta. Va bene così. Noi ci vediamo con il prossimo episodio, il prossimo capitolo. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete. Fatemi sapere la vostra nei commenti, insomma. Ditemi anche... cosa avreste fatto? Scelte molto difficili, ma cosa avreste fatto? Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale, Instagram, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da quel tale Ale.